Amici sportivi, inizia adesso l'incontro del Palacremonesi valido per il terzo turno del campionato di Serie B. Di fronte i Tigers di Cesena, da quest'anno nella città romagnola dopo essere stati a Forlì. E la pallacanestro crema va a segno subito, la stella di Cesena, una delle stelle di Cesena, David Birkic. Mario, incontro nella scala delle difficoltà da 1 a 10, siamo a 12. Sì, loro sono la corazzata insieme a Milano di questo girone e probabilmente non solo. Vediamo un attimo, hanno giocato una sola partita fino ad ora per il rinvio della partita di Lecco e hanno vinto, vediamo. Hanno vinto faticando un po' più del previsto sul campo di Lugo, però parliamo di una formazione, insomma, basta vedere i nomi. Sì, sì, è una formazione di primissimo livello. Vediamo, noi dobbiamo giocare la nostra partita, cercare di correre e vedere un po'. C'è un fallo in questo momento, ci sarà rimessa per Cesena. Pallone recuperato per un attimo da Tognato, che però non riesce a trattenerlo in campo. Buon intervento difensivo comunque. Sì, no, notavo che sui primi due possessi, 14 secondi la palla in mano a Cesena, due falli di Crema. Boh, vediamo. Pallone spedito direttamente sotto canestro alla ricerca di Papa. Non riesce l'azione. Papa, altro giocatore pericolosissimo, tra i migliori marcatori del girone lo scorso anno. Sì, adesso vediamo. Crema gioca con un numero 3 in posizione da 4. Vediamo cosa deciderà di fare la difesa. Montanari. Battisti che cerca di contenerlo, pallone che arriva a Tognato, deve tirare la disperata, non ci riesce. Pallone sotto canestro, ancora per Papa. Adesso è Battisti trova Birkic che non ha difficoltà contro Norcino, troppo evidente il mismatch. Ben giocata questa azione dei Tiger. Sì, il problema è che, vediamo, Crema ha preso due tiri che sono usciti di poco. Bisogna giocare in fiducia, se no è un problema, ovviamente. Loro sono una squadra che, almeno dalla prima partita, preferisce attaccare che difendere. Vediamo lo sviluppo. Però dobbiamo... Ti aspetti punteggi più alti del solito? Dobbiamo attaccare più in fiducia in questo momento. Siamo poco in fiducia. Stoppato Lignini da Birkic, pasticciano però i difensori di Cesena e quindi il pallone va in fallo di fondo, ci sarà rimessa per Crema. Tognato, c'è un fallo commesso da Papa su Lignini, non è convinto Papa, ma il fischio mai arrivato. Montanari viene raggiunto dal pallone, Battisti sempre su di lui, Montanari a contro Birkic, pallone che arriva a Tognato, Tognato lo ridà a Montanari, la tripa di Montanari, ben fatta questa azione, finalmente Crema si sblocca, primi tre punti. Certo Mario. Un pallone rischiosissimo sulla riga di fondo, una penetrazione, altro scarico sulla riga. Se tutte le volte per segnare bisogna fare questa fatica, la partita è messa male. Sì, no, sto seguendo l'azione offensiva. Paghiamo a rimbalzo, ma non così tanto. Questo era un rimbalzo che doveva essere nostro. Fortunato in questa occasione De Fabrizis, pallone che lo beffa, prende bene la riga di fondo Tognato, fallisce l'appoggio Biordi, adesso la tripla di Norcino e Crema avanti.
due penetrazioni consecutive di Tognato che sembra aver preso le misure alla difesa ospite. Sì, come è, questo è, non si può rimanere su un cieco, su un blocco cieco così. Comunque vabbè, il discorso è che, come prevedevamo, abbiamo già trovato tre tiri aperti. Per il momento, come era previsto, non una difesa ermetica che non concede. Troppo facile per De Fabrizis, pescato solo sotto canestro. Pallone portato avanti da Norcino, Montanari. Fallito il tiro di Montanari, rimbalzo depositato tra le braccia di Battisti, da Battisti a Raschi. Pallone che arriva ancora a Raschi, Raschi contro Tognato, bella finta e bel canestro. La rimessa di Tognato, pallone per la tripla fallita da Legnini. Pallone per Raschi, quindi Birchi, c'è anche un buon tiro da tre, lo sfodera in questo momento. Montanari, Biordi, bella entrata ma tiro fallito. Pallone sotto per Papa, Papa vede De Fabrizis, non ha lo spazio per il tiro. Berkic, Battisti sotto per Papa, c'è il fallo. Ancora segno Cesena, comincia ad esserci un certo divario tra le due formazioni, Crema 6, Tigers 13, sfortunato qui Norcino. Montanari, il fallo di Battisti. Montanari fermato, gli sfugge il pallone in fallo di fondo. Fallo laterale, rimessa di Raschi. Birkic, l'intervento di Montanari, palla che sarà ancora per Cesena. Battisti, bella palla per De Fabrizis, fallito il tiro, rimbalzi Montanari. Montanari.
Pallone che danza sul ferro. E chiedevo se potevi fare una telefonata a quello della Lega per cercare di capire come mai. Niente, la faccio a fine tempo. Scende in campo uno dei due ex di giornata, Massimiliano Ferraro. In campo anche Enike per Crema. Pallone scaricato per l'altro nuovo entrato, Sorrentino, che timbra subito la tripla. Mario, comunque Crema sta combattendo, sta restando attaccata alla partita. Sì, due buone difese a zona. Ennesimo rimbalzo, il problema è che non puoi dare due tiri a una squadra con questo talento e purtroppo in questo momento lo stiamo facendo. Il fallo su Battisti. Dodici Crema, 18 Cesena. Il fallo di Ferraro su Toniato. Luca Toniato in lunetta per accorciare il divario. Ferraro cattura il rimbalzo, niente di fatto dalla lunetta. Chiama lo schema Battisti, Raschi. Ancora Ferraro, Raschi dopo uno scambio con Rossi. Adesso Montanari, Enike, Gianninoni, Sorrentino, ma c'è un ottimo intervento da parte di Sacchettini. Sacchettini che recupera il pallone, 1 minuto e 25 al termine del primo quarto. Tiro disperato di Battisti, adesso c'è il contropiede Crema, Gianninoni va a prendere il secondo ferro per evitare la stoppata, bravissimo Gianninoni.
Marco, sempre io Marco. No, guarda, non lo vedono sulla Lega, adesso cerco di capire. Sì, guarda, è nata male sta cosa. Cesena in attacco, ultimo giro di lancette, Battisti, Daniello, altro ex di giornata, Sacchettini non ha lo spazio contro Iniche, lo trova, nel tiro non va, c'è il rimbalzo di Raschi e il fallo di Gianninoni. Segna il primo tiro di Raschi. Mario, un commento su questo primo quarto. Come previsto, stiamo subendo un rimbalzo, forse troppo, però quantomeno stiamo giocando la fase offensiva un po' più in fiducia di prima. Enrique, Sorrentino, Montanari prova la penetrazione, c'è lo sfondamento di Montanari su Battisti. Messo dal fondo per Cesena. Presumibilmente si andrà all'ultimo tiro. Vediamo Gianninoni. Ottima difesa di Gianninoni. 5 secondi e 7. Ultimo attacco per Crema. Cinque secondi, 4, infrazione di piede, 2 secondi e 4. Non va il tiro di Gianninoni, 19-14.17 Crema, 23 Cesena, Battisti, Daniello, si fa vedere e riceve De Fabrizis.
tiro fallito, ma c'è stato un fallo in attacco. La triple di Norcino fallita, il rimbalzo di Battisti. Gianninoni contro Battisti. Molto aggressivo Gianninoni, pallone che arriva De Fabrizis. Palla sotto per Sacchettini, brutto passaggio. E là. L'ha presa fin troppo bene il coach di Lorenzo. Sì, errore nel passaggio. Buona fase offensiva tutto sommato di Crema. Adesso siamo sulle rotazioni. Prima c'era un evidente fallo in attacco di Daniello sul tiro che non è stato fischiato. Qui c'è il fallo di Sacchettini su Enike. Ottima penetrazione del numero 8 maglia rosanero. Thank you.
17 Crema, 30 Cesena. Parziale di 9-0 per gli ospiti, non va il tiro di Biordi. Battisti adesso in regia. 4 minuti e 40 al termine del primo tempo. De Fabrizis per il tiro di Battisti, tiro piazzato che non va. Legnini dall'angolo, trova la tripla e finalmente Crema muove il punteggio. Il fallo di Biordi su, anzi sì, di Biordi su Birkic. Montanari, ultimi 4 minuti del primo tempo. Enichi, ancora Montanari. Il blocco piazzato da Biordi. Non riceve Biordi il pallone di Toniato per l'intervento di Birkic. E Fabrizis, c'è il fallo di Toniato. Fallo adesso su Toniato. Montanari cerca di utilizzare i blocchi di Biordi, va alla conclusione da tre, Biordi fallito. Toniato recupera il pallone, cerca di farlo uscire col corpo di Birkic, il pallone arriva poi a Nick, c'è il fallo di Birkic su Biordi. Legnini per Montanari. Toniato scarica fuori per Biordi, quindi ancora Legnini, va al tiro da tre, Legnini lo mette.
5 punti consecutivi per Crema, un buon viatico per chiudere l'intervallo ancora attaccati alla partita. Sì, due ottime azioni, per il momento questo è un tiro troppo aperto, ovvio, tiro troppo aperto. Per adesso la zona aveva dato buoni dividendi, ma con 6 metri di vantaggio a questo livello si paga. Troppo facile per Trapani mettere a segno questo tiro. Cesena torna al vantaggio in doppia cifra. Tognato in lunetta, lungo il primo tiro libero, entra il secondo, Raschi sulla palla, chiuso ma riesce a scaricare bene a Battisti, lo scambio tra Trapani e Battisti, ancora Trapani, Battisti, Daniello, Battisti, Trapani pensa al tiro, poi vede Birkic, Birkic riapre per Battisti, entrata di Battisti, non trova il canestro ma ha un piccolo infortunio Legnini, ricadendo dopo il rimbalzo, il pallone gli sfugge, quindi palla che sarà ancora per Cesena. Birkic a segno. Montanari, grande entrata. Chiedeva anche un contatto probabilmente, così non è. 28 Crema, 37 Cesena. Raschi. Il fallo di Legnini. Esce Nick, rientra Biordi. Daniello. Raschi. Birkic, bel pallone per Trapani, bel canestro. Montanari sulla palla, va alla conclusione, la mette. 4 punti consecutivi per Luca Montanari. 30 Crema, 39 Cesena, ultimi 20 secondi del primo tempo. Birkic, Trapani, Raschi, Raschi e Legnini commette fallo. Terzo fallo per Marco Legnini, che lascia il campo a Sorrentino.
Luca Montanari, ultimi 10 secondi, tutto il blocco, non va il primo tiro, va il secondo, finisce qui il primo tempo, 32 Crema, 40 Cesena. Riprende il match del Palacremonesi e finalmente siamo in diretta anche sul canale YouTube della Lega. Diamo il benvenuto a tutti coloro che si sono sintonizzati con questo canale. Sempre Marco Cattaneo che vi parla con la collaborazione di Mario Scartabellati. Allora Mario, un primo tempo nel quale Cesena ha mostrato ciò che ci aspettavamo. Mentre Crema va a segno con Toniato. Crema però, nonostante l'assenza di Predrazzani, ha disputato un'ottima partita finora. Sì, molto bene, la fase offensiva bene. Il problema è che bisogna alzare il livello difensivo, le prime due azioni in difesa buone. Loro al momento dimostrano di essere una squadra con poca propensione a difendere gli angoli e per adesso Crema ne sta approfittando. Stoppato Toniato, ma riprende bene il pallone Biordi, serve bene Nicchia, ancora Toniato, non si fa battere però Daniello, conclusione da tre di Montanari che danza sul ferro. Birkic da tre, beffato anche lui dal ferro, pallone recuperato da Norcino. Ancora Norcino, il blocco di Biordi, pallone per Enichi che può tirare da tre, non va il suo tiro, Birkic. Daniello. Birkic contro Enike, Birkic, lo scarico per l'entrata di Papa, Papa che subisce fallo. Segno Papa dalla lunetta, 35 Crema, 42 Tigers Forlì. Toniato, Biordi, Montanari. Montanari scarica per Norcino. Norcino cerca di trovare spazio, non ce la fa. E Nike all'ultimo secondo va al tiro, conclusione fallita. Birkic domina su Tita Belloni. Buona azione difensiva di Crema, lo sprint di Montanari, c'è il fallo che non viene fischiato, sembrava che fosse stato un tocco di Daniello. Mario, arbitro però vicinissimo. Non lo so, il contatto sicuramente c'è stato, poi è la seconda volta che su questo tipo di contatto l'arbitro decide. Nella prima occasione ha fischiato fallo in attacco, qui ha lasciato correre. Vabbè, alla vista così, io quello che decidono gli arbitri non lo commento. Birkic contro Enike.
Montanari, Biordi subisce fallo. Montanari cerca di strappar palla a Birkic, non ci riesce. Daniello, Battisti, ora Battisti trova chiusa la strada dell'ingresso in area. Birkic riesce a ricevere e a mettere a segno. Cesena che prova a pressare sulla rimessa. Daniello contro Montanari. Pallone che arriva con qualche difficoltà a Tognato, Tognato lo scarico per Montanari, ha lo spazio per il tiro, lo prende, non riesce a metterlo, secondo tentativo, non vale anche questo, Enrique è beccato, beffato dal ferro, Papa al rimbalzo, Birkic, conclusione da tre fallita, rimbalzo che arriva a Montanari, possibilità di contropiede, la stoppata fallosa di Birkic su Tognato. Mario, coraggioso Tognato ad attaccare direttamente il ferro. Sì, no, campo aperto, è stato bravo, fallo onesto, duro ma onesto di Birkic, ci sta. Va il primo tiro libero di Tognato. Non va il secondo. Battisti, Daniello contro Gianninoni, ancora Daniello. Papa, la stoppata di Enrique che infiamma il pubblico. Gianninoni spinge la transizione, rientra bene però Cesena. Enrique in angolo, Norcino la conclusione da tre che va, e Crema è di nuovo vicinissima. 40 per i ragazzi di Lepore, 44 per Cesena. La stoppata fallosa di Tognato su Raschi. Segno il primo tiro libero di Raschi. Segno anche il secondo, Gianninoni. Gianninoni trova Norcino, ancora Gianninoni. Si fa vedere Enrique. Enrique contro Papa, Norcino, 5 secondi, il tiro che va ancora! Due triple consecutive,
riporta nel rione di Cremaschi, vicinissimo agli avversari quando mancano 4 minuti e 10 al termine del terzo quarto. Crema che recupera palla grazie a Biordi e Niche, Gianninoni, il tiro immediato fallito da Norcino. Raschi, trova in angolo Daniello, Birkic, adesso Cesena cerca di ragionare mentre si preparano a entrare Ferraro e De Fabrizis. C'è intanto un fallo con la difesa di Crema. Cambio tra Battisti e Daniello, il blocco di Birkic, Ferraro, De Fabrizis deve tirare, non va il suo tiro, Gianninoni trova Norcino, un contatto, arbitro che non fischia niente. Fa vedere Battisti, è libero perché Norcino non era ancora riuscito a rientrare. Daniello si trova incredibilmente il pallone fra le braccia. Birkic a Battisti al tiro, fallita la sua conclusione. Gianninoni si crea un buon tiro e lo segna Sorrentino. Meno uno. Partita adesso vivissima. Mario, ti aspettavi una Crema così on fire nel secondo tempo? Allora, in questo momento ci siamo. La partita era stata preparata così, ovviamente con tutto il talento che c'è dall'altra parte. Bisogna metterla sulla velocità, sulla bagarre, altrimenti non vinci mai. Per cui per adesso piano partita rispettato. Battisti prova due punti. Rimessa che premia Gianninoni. Legnini, pallone per Sorrentino. Bella penetrazione di Enrique che subisce il fallo di Ferraro. Ottimo primo passo qua di Enrique. Sì, sì, molto bene, bravo. Bravo, l'avversario che aveva visto che mancavano pochi secondi e è andato sul tiro, buona finta di tiro, lui ha i movimenti da numero 3, inutile, è probabilmente il numero 4 naturale, ma dovendo avvicinarsi alle caratteristiche più 3 che 5 sicuramente. Tra o 4 che sia, l'importante è che adesso la metta dalla lunetta. Vabbè, quello al momento purtroppo la percentuale nei tiri liberi di Crema è altamente deficitaria, questo è un problema e non è la prima volta che è un problema. Veniamo ad essere smentiti, Enrique mette il primo. E mette anche il secondo. Trapani, De Fabrizis, il fallo di Sorrentino,
Applaude lo stesso il suo giocatore, Coach Lepore. Ci stava il tentativo di rubar palla a Di Fabrizis, che non è un play naturale. Da Ferraro a Trapani, sotto per Sacchettini, Sacchettini ha pestato la riga di fondo. Palla per Crema, che adesso ha la palla del sorpasso. Palla persa però. Sfuggito il pallone dalle mani di Sorrentino. Trapani chiama lo schema, trova il blocco di De Fabrizis, che poi si allontana. Ritorna De Fabrizis, il blocco di Sacchettini che va a ricevere il passaggio, buona difesa, ancora Sacchettini sulla palla, è Ferraro che riesce a recuperarla, ma scadono i 24 secondi. Beh, abbiamo visto, direi, in 24 secondi tutto quello che Crema deve fare. Sì, sicuramente sì. In questo momento ribadisco, era il piano partita, i ragazzi a dispetto dell'inizio hanno preso un po' di coraggio, sono una squadra estremamente giovane, devono giocare con coraggio. Gianninoni prende palla da Montanari. Enike si fa vedere, Legnini, Enike deve ridare a Montanari, Montanari si incunea, va a cercare il fallo, lo trova. Crema adesso in campo senza un centro di ruolo. Sì, beh, sta giocando Ineda 5, d'altro canto sia lui che Igor Biordi non sono dei numeri 5, per cui, però devo dire che Enesi sta veramente facendo valere sotto le planche, bravo, molto bravo. Time out. Va il tiro di Montanari, Crema impatta e c'è pure il sorpasso, 49 Crema, 48 Cesena, il fallo di Montanari su Trapani. Buona l'idea di pressare dalla rimessa, un po' troppa aggressività. Sì, non adesso in bonus, sono due tiri liberi regalati e con 36 secondi un altro tiro avranno, per cui era assolutamente un errore, però vabbè, è un errore di impeto, ci sta. Trapani lunetta. Mette la prima, 49 pari. Segni la musica, Cappa! Cappa! Assegno anche il secondo. Rimette la testa avanti Cesena. A Sorrentino, a Egnè, Montanari fuori per Gianninoni, in angolo Sorrentino, fallito il tiro, rimbalzo di Ferraro. Adesso Cesena che cercherà di avere l'ultimo tiro, Trapani fallisce il tiro, c'è l'appoggio di Ferraro e finisce qui il quarto. 49 Crema, 52 Cesena, ma Crema ancora pienamente in partita. Daniello va alla rimessa. De Fabrizis che porta palla, si fa vedere Ferraro, non riceve. Ancora De Fabrizis, Daniello, brutto passaggio.
non ci arriva Sacchettini. Gianninoni. Passaggio per Regnier. Regnier contro Sacchettini, gli ruba palla De Fabrizis. La riperde, cerca di recuperarla Gianninoni. Trapani subisce il fallo di Montanari. Ancora in attacco Cesena, da Ferraro a D'Agnello, scambio tra i due ex Cremaschi, ancora Ferraro, la difesa aggressiva di Montanari, Trapani deve tirare, non va il tiro, Ferraro cerca di recuperare la palla, glielo impedisce Montanari, palla che sarà per Crema. Montanari, blocco di Nie, ancora Montanari, palla recuperata da D'Agnello, quindi De Fabrizis. Coach Lebore fa segno che era fallo, non lo ascolta l'arbitro. Ferraro, D'Agnello sotto per Sacchettini, c'è il fallo. Chiedeva lo sfondamento Sorrentino, invece viene fischiato il fallo su Sacchettini. Fuori D'Agnello, rientra Raschi. Trapani, Raschi, ancora Trapani, perde palla ma c'è un fallo di Montanari. Quarto fallo per Luca Montanari. Pensava, sì, si procede al cambio, entra Gianninoni. Brutta tegola per Crema. Sacchettini, Trapani. C'è Sacchettini adesso, scusate, il pallone che non entra. Gianninoni. Sorrentino, si fa vedere Nie, Sorrentino, Gianninoni va al tiro da tre, fallito, pallone recuperato per un attimo da Nie, ma pesta la riga di fondo mentre tocca il pallone, palla che sarà ancora per Cesena. Mario, due minuti dell'ultimo quarto e zero punti. E ovviamente adesso le difese hanno alzato intensità, è che le ultime tre azioni di Crema in fase offensiva sono state molto complicate. La tripla di Ferraro, beffato dal ferro, rimbalzo di Biordi, poi Gianninoni. Cerca Norcino e va a segno. 52 pari, la tripla di Mattia Norcino che riporta in parità l'incontro, 7 minuti e 20. De Fabrizis voleva Sacchettini, si fa vedere invece Ferraro, sotto per Raschi. Il fallo di Sorrentino su Raschi.
Esce Sacchettini, rientra Birkic per questi ultimi 7 minuti. Coach Di Lorenzo si gioca il suo totem. Raschi stavolta è contro Tognato. Tognato riesce a limitarlo, non gli concede il tiro. Palla recuperata da Crema. Norcino finta ancora il tiro da tre, lo prende Biordi. Non va il tiro e lotta Tognato, ma è Ferraro a recuperare il pallone. Fallo in attacco di Raschi su Sorrentino. L'hai quasi chiamato. Sì, no, su quel tipo di presa di posizione sul post basso spingono tutti e due. Non può essere sempre fallo della difesa, altrimenti è troppo semplice. Sempre 52 pari. Biordi, Norcino, il fallo di Raschi. Secondo fallo in 30 secondi per Andrea Raschi. Terzo fallo per Raschi, la rimessa su Tognato, Ferraro aggressivo su di lui. Tognato va a centro area, scarica fuori a Sorrentino. Sorrentino per Norcino, Norcino in scarso equilibrio, non riesce a tirar bene. Raschi per Trapani. Fallo di Biordi su Birkic che stava andando a prendere posizione. Fallito il primo tiro libero di Birkic. Va il primo. Dopo 6 minuti Cesena ottiene il primo punto dell'ultimo quarto, 53 Cesena, 52 Crema. Palla da che doveva raggiungere Biordi, così non è stato. Mario, 4 falli a 2, un paio di giocatori di Crema che sono messi, anzi 5 a 2, un paio di giocatori di Crema che sono messi abbastanza male a livello di falli. Parliamo ovviamente di Montanari, di Biordi. Sì, è l'unico lungo che abbiamo, e Montanari con 4 falli. Complicata la situazione. Gran palla rubata da Sorrentino in difesa, adesso Gianninoni. Vuole Biordi, il tiro di Norcino fallito, Birkic. Trapani, pallone per De Fabrizis, segno De Fabrizis. Adesso coach Lepore si rigioca Montanari pur gravato di 4 falli. Gianninoni, Sorrentino contro Raschi, Biordi, ancora Sorrentino. Pallone sotto, capisce tutto Ferraro. Palla recuperata da Gianninoni, Tognato, Sorrentino, la tripla fallita, Biordi subisce forse fallo. Penso sia il quinto fallo per Biordi. Esce Trapani, rientra Battisti. Fallo tecnico. Dopo un contatto quantomeno sospetto. Deve uscire Biordi, rientra Egnè.
Allora, che potesse essere fallo o no, non lo so, chi sta guardando le immagini giudicherà, ma dare addirittura tecnico che è quinto fallo, vai. Vedete un po' voi. Con Cesena che attacca, pallone che doveva raggiungere Birkis, lo raggiunge adesso, fallo fischiato a Egné. Un contatto abbastanza veniale, gli arbitri però decidono di assegnare fallo. Assegno Birkić. Sbagliato il secondo, rimbalzo di Tognato, Montanari. Egné sulla palla, Birkić su di lui, fuori a Montanari. Palla che raggiunge Sorrentino. Egné brucia Birkić sulla riga di fondo, canestro e fallo di Ferraro. Grande intuizione qua di Emanuele Egné. Molto molto bravo. Abbiamo detto, questo è un movimento a tre puro. Lui ha nelle corde queste cose. Birkić recupera il pallone sul libero sbagliato. Siamo 54-57, 4 minuti alla fine. Altro fallo fischiato a Egné. È grasso che cola per i Tiger Cesena, che sono in bonus già dal secondo minuto, credo, dell'ultimo quarto. Pubblico cremasco che disapprova vistosamente. Decisione arbitrale. Assegno il primo libero di Birkić. Entra anche il secondo, Montanari sulla palla, sono 5 adesso i punti in vantaggio di Cesena. Montanari non va al suo tiro, rimbalzo di Ferraro. Cambio tra Birkić e Battisti, quindi Raschi, il fallo, anzi no, infrazione di pass. C'è un cambio, esce Egné, entra Legnini, anzi no, esce Tognato, entra Legnini. Si fa vedere Norcino nello spazio per il tiro, trova Egné ha un controllo di palla difficoltoso, bisogna tirare, 2 secondi dalla fine, non va il tiro di Norcino, Egné cerca di strappare il pallone a Battisti, non ci riesce. De Fabrizi fa segno ai compagni che devono giocare più con calma. Grazie.
canestro, prova due punti. Meno 7 adesso, 7 punti da recuperare per Crema. Fallo di piede di Montanari, pallone che gli è stato rubato da Battisti. E c'è time out. Si riprende, 2 minuti e 16 da giocare, 61 per chi attacca, 54 per Crema che difende. Deve stare attento Montanari, già 4 falli, De Fabrizis, Raschi, Berkic. Berkic andrà in uno contro uno contro Egnè, non riesce a trovare il canestro, bel rimbalzo di Egnè. Crema non può fallire questo attacco, Montanari, Norcino in angolo a Sorrentino, non va il suo tiro, Egnè, gli sfugge il pallone. Peccato, tutto difficilissimo adesso, 1:35, chiaramente usa il cronometro Cesena, pallone che arriva in angolo a Ferraro, Ferraro va a segno e probabilmente chiude il match. 9 punti da recuperare, 1:20 alla fine. Norcino, Norcino la trippa di tabella, dice adesso entra. Bisogna pressare altrimenti Cesena fa passare 24 secondi ogni volta. Berkic trova Raschi sotto canestro e c'è time out. Anzi no, non c'è time out, c'è il cambio, esce Sorrentino, entra Giandinoni, esce Berkic, entra Sacchettini. ...65 Cesena, 57 Crema, 55 secondi da giocare, situazione disperata. Perde palla Giandinoni su un intervento di un avversario che sembrava falloso. E c'è un nuovo tecnico contro Crema. Secondi alla fine, Raschi trova Ferraro, Ferraro però non riesce a trattenere il pallone nella propria metà campo. Il fallo, fallo commesso da Papa su Montanari. Montanari, il fallo subito da da Battisti. Da segno Montanari. Segno anche il secondo tiro libero. Battisti trova Ferraro, Sacchettini, quindi De Fabrizis, Raschi.
fa trascorrere il tempo Cesena. Battisti, conclusione che non va, 5 secondi, Montanari proverà l'ultimo tiro, fallito, rimbalzo di Ferraro, finisce qui. Vince Cesena 65-59, buonissima prova di Crema che però ha pagato la differenza di centimetri, oltre che di tasso tecnico, quello si sapeva in anticipo. Mario, un tuo commento? Niente, va bene così. E noi chiudiamo qui la nostra cronaca, ci sentiamo per le interviste. Uno degli ex dell'incontro di ritorno qua al Pala Cremonese, Andrea Daniello, allora, una ottima prestazione di Cesena, Crema che però vi ha tenuto impegnati per 40 minuti. Sì, allora sapevamo che Crema come sempre è una squadra da non sottovalutare, sapevamo che faceva della corsa e del, se si può, così si può dire, della cazzimma l'arma principale, e abbiamo preparato la partita su quello. Noi siamo stati bravi nei momenti in cui hanno provato a rientrare, a mantenere la concentrazione e la calma e a giocare e a vincere poi la partita. Ecco, siete indietro in classifica solo perché non avete potuto disputare l'incontro con l'Eco che è stato rinviato. Come si gioca avendo tutta la pressione addosso? Vabbè che probabilmente già Omegna l'avevi provato. Sì, guarda, non è facile perché ogni partita non è scontata. Cioè, la palla è rotonda e sai che può succedere qualsiasi cosa. Ovviamente, essendo in una squadra che, senza nasconderci, punta ad andare a fare il salto di categoria, ogni partita la vivi, come hai detto tu, con la pressione addosso. Noi dobbiamo ovviamente mantenere la calma per tutte le partite, giocare ogni partita come fosse l'ultima e dare il 100% e poi alla fine tirare le somme e vedere cosa viene fuori. Grazie. A voi. Siamo col presidente Donarini, allora, il pubblico ha assistito a una bellissima partita, 40 minuti tirati contro la formazione più in vista, diciamo, del girone, però i due punti non sono arrivati purtroppo. Beh, innanzitutto mi fa piacere che il pubblico si sia divertito, io in panchina un po' meno, nel senso che ho visto una grandissima prestazione da parte nostra, sicuramente la gara meglio interpretata, con, lo stavo dicendo poco fa negli spogliatoi con il coach, abbiamo avuto risposte importanti stasera, probabilmente quando hai di fronte squadre così titolate, così forti, trovi anche tutti gli stimoli giusti, speriamo. La concentrazione è più facile. Non lo so se sia più facile o comunque se la nostra è una squadra che sta incominciando a crescere. Io prima dell'inizio del campionato ho detto che saremmo stati la rivelazione del girone di ritorno. Se pensiamo che oggi noi avevamo ancora fuori il nostro lungo titolare Pedrazzani, devo dire che i ragazzi che hanno interpretato la partita sono stati veramente molto 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 bravi. E lo so che non vale nulla, ma sicuramente moralmente ci sentiamo vincitori anche noi. Va bene, ringraziamo il presidente Donarini, a Crema come sempre non si fanno drammi per le sconfitte, però già da mercoledì bisognerà cercare di portare a casa i due punti. Partiamo dalle cose molto buone visto stasera per andare a Lugo ad interpretare una gara sicuramente al 200%. Grazie Simone, ringrazio anche voi per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione con i programmi di Lodi Crema TV.